Un'altra edizione di Fabbri nell'Anima qui al cortile del Castello Malgrà, quest'anno dedicata agli alpini. Sì, ormai siamo diventati un habitué, questo è il terzo anno, quest'anno 100 anni di Gruppo Alpini Rivarolo, una nuova scultura, questo è il modellino e lì ci sono i nostri amici Fabbri a lavoro e domani cerchiamo di finire l'opera. Nuovamente Fabbri che non sono canavesani, arrivano dall'Italia e anche dall'estero. Sì, soprattutto c'è Yukio che arriva dal Giappone e gli altri nostri amici arrivano dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Sicilia, dal Veneto. Noi due siamo canavesani, siamo di Rivarolo, questo. L'opera dedicata agli alpini com'è nata? È nata da una nostra idea, mia e di mio marito, condivisa ovviamente con il gruppo Alpini di Rivarolo. L'idea è quella di rappresentare al meglio lo spirito degli alpini e quindi senza dubbio la penna ci voleva, le montagne, ma la cosa fondamentale, principale, sono le figure degli alpini nel centro dell'opera che sono ripresi in un momento, in un gesto di aiuto, di sostegno e di collaborazione. Questo era un po' quello che noi volevamo rappresentare degli alpini. Qui al Malgrà anche in mostra alcune vostre opere. Sì, abbiamo potuto realizzare una mostra di sculture di tutti i nostri amici che abbiamo invitato e che sono bellissime ed è incredibile, dovete vederla. E inoltre c'è anche una mostra fotografica, sono foto mie che faccio quando andiamo in giro in queste manifestazioni. Mi piace cercare di rappresentare un po' lo spirito che ci rappresenta e spero vi piaccia. Fabbri nell'Anima, un evento ormai consolidato, organizzato dalla Proloco di Rivarolo e quest'anno anche inserito nel centenario del Gruppo Alpini. È un bel evento di cui vado particolarmente fiero perché nei 10 anni della mia presidenza diciamo che come Proloco abbiamo cercato di valorizzare le eccellenze del territorio e i Fabbri, Daniele Baudino e Silvia Tribuzio sono proprio un'eccellenza del territorio. Con i loro amici Fabbri nell'Anima ci fanno l'onore ormai per il terzo anno consecutivo di venire a Rivarolo e di realizzare un'opera che è unica e di questo li ringrazio. Hanno iniziato con il Gallo in bicicletta in occasione della partenza del Giro d'Italia, l'anno scorso con l'opera Primavera e quest'anno in occasione dei 100 anni del gruppo Alpini realizzeranno quest'opera molto bella e che va ad abbellire Rivarolo.
perché sono opere uniche, sono opere fatte qui dal vivo e ci mettono passione ed anima e siamo molto contenti di valorizzarli perché se lo meritano. E quindi grazie a loro, grazie all'amministrazione sia passata che ci ha sempre supportato, sia quella attuale che si mette sempre a disposizione per questi begli eventi. Voglio ringraziare anche gli amici del castello perché senza nessun timore ci hanno aperto le porte del cortile, ci hanno messo a disposizione il cortile che si presta benissimo alla realizzazione di queste opere e, come dire, siamo molto soddisfatti, grazie ancora e, come dire, venite poi a vedere le realizzazioni perché anche questa sarà posizionata all'inizio di gennaio del 2025 in qualche posto bello di Rivarolo.